col Mystery Music numero 11, come già pensato dall'inizio della mia avventura su YouTube con i video. Dovrò fare il video dedicato alla mia band preferita di sempre. Sto parlando dei Nine Inch Nails. E prima di tutto, prima di dimenticarmi, per chi volesse approfondire l'argomento oltre quello che io dirò, molto oltre, l'ideale è procurarsi il libro di Giovanni Rossi per la Tsunami Edizioni. Niente mi può fermare. Nothing can stop me now. Parliamo di bianco e nero, 450 pagine, copertina morbida. È lo stesso autore di Industrial Revolution e va molto a fondo di tutti gli argomenti correlati con la band, anche prima che esistesse una band. Mi riferisco infatti al periodo precedente la formazione dei Nine Inch Nails, che iniziano la loro avventura nel 1988, ma prima di allora, tastierista e seconda voce nelle band precedenti, mi pare, con gli The Innocent, gli Exotic Birds e gli Slam Bamboo, produsse comunque dei dischi ed era attivo nel college e a un altro livello, a livello locale, viene da Mercer, dalle parti di Cleveland, Ohio. Insomma, non proprio la culla del rock americano e nemmeno della new wave inglese, cui si ispira palesemente, ma in modo molto originale, fin dall'inizio. Stiamo parlando di un premio Oscar, di un premio Oscar per la musica. Allora, 1988, primo singolo con tre pezzi, Halo One, perché tutti i prodotti marchiati Nine Inch Nails riportano, se fanno parte della discografia ufficiale, un numero Halo, Aureola o comunque Aura. Può voler dire una serie di cose piuttosto anomale il termine Halo, comunque io lo traduco con Aureola. La band in originale si doveva chiamare Crown of Thorns, Corona di Spine. Per fortuna non l'ha chiamata così, perché esistono i Crown of Thorns che fanno effettivamente un gothic metal piuttosto affascinante, però sono un'altra band. E quindi Nine Inch Nails, chiodi da 9 pollici o unghie lunghe 20 cm. Ha impiegato molto tempo anche a trovare il moniker. Comunque, abbiamo Down in It, tre versioni diverse della canzone Desordio, che era anche il video, e si trova su una videocassetta, adesso mi sono ricordato, che non ho le videocassette originali, ma solo le copie. All'epoca erano, non si trovavano, almeno nella mia zona. Parliamo di un singolo estratto dal primo album, Pretty Hate Machine. Che carina la macchina dell'odio. In 10 pezzi si propone la cattiveria musicale intrecciata con molte idee innovative. Abbiamo i video ben fatti per l'epoca. Chi non conosce la band magari può andare a vedersi il canale ufficiale Nine Inch Nails Vivo. Ci trovate una discreta serie di live dei vari periodi della band. Quello di Woodstock 94 dalle parti di New York in mezzo al fango, almeno è passato alla storia della musica, non come il Woodstock originale. All'epoca fu uno shock. Dicevo, tre video tratti dal primo album, Head Like a Hole, Thin, Down in It, segue Halo 3, maxi singolo 10 pezzi di 4 canzoni diverse. In questo prodotto ormai attempato, perché comunque è passato più di un quarto di secolo dall'uscita di questo CD, si apprende tutta la capacità di ricostruire, rigenerare, creare nuova musica con musica già definita. Infatti una delle attività collaterali più remunerative, ma soprattutto più ricercate anche da altri artisti, è quella del remixer. Segue Halo 4, Thin. E qui abbiamo tre versioni diverse della canzone, e poi diventerà, nel giro di pochi anni, una pratica piuttosto comune ribattezzare, secondo l'interpretazione di genere, i pezzi. Per esempio la classica versione dub, versione radio, versione long, versione short, versione live della stessa canzone. È un po' un modo per prolungare il refrain che ha un singolo. Veniamo al 1992, anno nel quale esplode, per poi implodere nel giro di breve tempo, il fenomeno dell'industrial metal su vasta scala. Sono anche l'anno di uscita di Broken, rotto. Quest'album solo in CD si apre così, è un EP. In realtà ci sono 6 pezzi e 2 ghost song, che sono poi 2 brani live, uno dei quali dei Queen. Physical. Viene estremizzata l'estetica della band. In realtà, quando dico band, si parla della band dal vivo, perché per un lungo periodo di tempo
i Nine Inch Nails sono stati una one man band in studio, o meglio una dittatura musicale all'interno della quale il dittatore Trent si circondava di collaboratori per registrare i brani che comunque aveva già inciso, e anche uno è anche stato uno degli innovatori per quel che riguarda la registrazione in digitale delle tracce, la realizzazione in studio di determinati risultati. Tronco qui la digressione, altrimenti parlo per 7 ore, davvero. Se andate a guardarvi il video di Wish, è interessante perché è fondamentalmente una specie di parodia di un famoso brano degli Scorpions. Nell'originale c'era la band in questa gabbia di metallo circondata di belle ragazze che cercavano di entrare. È riprodotto con le stesse peculiarità. C'è la band all'interno della gabbia di metallo, circondata però di maschi sudatissimi, rasati, arrabbiati, molto 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 incazzati, con delle pessime intenzioni nei loro confronti, e i due video terminano allo stesso modo, poi non si sa che cosa succederà. Molto più grave invece l'episodio legato a Happiness in Slavery. Il video della canzone all'epoca non passò la censura USA. Se andate a vederlo capirete anche perché è veramente crudo ed estremo. Tanto per capirci, io sto leggendo in questo periodo Storia di O, Histoire d'O, di Pauline Légère. Il libro è del 1954, cioè un sacco di tempo fa, in un periodo molto puritano, molto chiuso, sicuramente non aperto alle nuove idee, ma propone una situazione per la protagonista decisamente pesante. Ecco, questo è il volume massimo per gli anni 90 di ciò che si poteva trasmettere in chiaro senza finire negli snuff movies, no? Guardatelo. Anche solo l'incipit Pinion, che è comunque un pezzo strumentale, ha la sua parte di mini video, e anche quello è bello pesante. Qui siamo soltanto a Halo 6, il sesto della serie Nine Inch Nails Fixed, copertina stavolta confezione semplice digipack, dove si ripete ciò che vi ho detto prima: la riproposizione di un album completamente scomposto, fatto a fette e ricostruito. Remix anche molto diversi dalle tracce originali. Ne abbiamo 6 brani anche qui. Un remake dei Coil, questo duo di Cold Wave, già molto apprezzato da Trent. Un collaboratore molto stretto in studio insieme a Reznor è Chris Vrenna. In quest'epoca, tra l'altro, inizia il sodalizio con Marilyn Manson and the Spooky Kids, che poi diviene solo Marilyn Manson, che sotto l'ala protettrice di Trent sviluppa l'evoluzione del sound, un adeguamento anche tecnologico per quel che riguardava la resa sonora. Infatti, nel 1994, preceduto dal singolo La Marcia dei Maiali, March of the Pigs, Halo 7, dove ci sono 5 differenti interpretazioni, anche molto diverse una dall'altra, del brano portante. Un pezzo, tra l'altro, punk, molto difficile da riprodurre. Uno dei tempi più complessi della storia della musica. March of the Pigs sembra mal suonata, sembra che se uno l'ascolta si accorge che ci sono delle battute che sembrano messe a caso. Non è così. La canzone segue un tempo in 29 quarti. Io non sono un vero e proprio musicista, anzi, ma se non altro studiando ho scoperto questo. Anche per quel che riguarda la mise proposta dai musicisti quando suonavano, con questi accenni al mondo dell'SM, le pratiche estreme. Bene, ora mi sono messo i guanti, quindi posso maneggiarlo con cura. Questo è Downward Spiral, la spirale discendente. Ne ho comprato una seconda confezione, 2004, 10 anni dopo è stato registrato di nuovo, o meglio è stato rimasterizzato l'originale e rivenduto per i 10 anni dell'album. Ne sono passati nel frattempo altri 12, accidenti come vola il tempo. Con la tecnologia migliorata di ascolto Dolby Digital Surround 5+1, se dovessi portarmi un solo album su un'isola deserta mi porterei questo, e l'ho ascoltato un numero di volte
non so quante. Dunque abbiamo Russell Mills per quel che riguarda resa grafica. Minimale, caratteristica di Reznor è di mettere una cura estrema in tutto ciò che concerne la band, non solo la musica. La musica, ai brani, al packaging, alle luci sul palco, all'organizzazione del tour, insomma, è un perfezionista. Che dire, servirebbe un video dedicato solo per parlare di questo album, che davvero a me, nel bene e nel male, ha cambiato la vita. Abbiamo Closer to God con un'altra interpretazione della spirale, questa volta è un tubo avvolto, parte 2 di un CD set e l'altro, mi piacerebbe sapere dove è finito. Sopra c'è anche un remake di Memorabilia, dei Soft Cell, se non sbaglio. Ulteriormente giù nella spirale. Nella spirale questa volta abbiamo una corda riavvolta, questo è di nuovo un EP con 10 pezzi remixati. Dunque, nel 1996 un video molto ben fatto, infatti vince gli MTV Music Awards come best video nel 1996, sto parlando di The Perfect Drug, Halo 11. Questo è stato difficile trovare, questo CD. Nel video fatto molto bene, molto gotico anche, cioè abbiamo Reznor col pizzo alla barba. Poi non l'abbiamo mai più visto in quella versione. Se vi piacciono i film di David Lynch, la serie, tra l'altro sta per ripartire Twin Peaks 2.0. Ma comunque il tempo, Reznor, anche di fare amicizia con altri protagonisti della musica mondiale di allora. Per esempio, qui abbiamo Earthling di David Bowie, da poco mancato tra l'altro. Se andiamo a leggere nei credits, prodotto un certo Tintoretto per la RZN Studios Records, e la terza traccia, I'm Afraid of Americans, si compone anche di un video all'interno del quale c'è Bowie che fugge da questo personaggio americano che lo insegue a mo' di thriller incalzandolo da vicino, che è Trent vestito alla sua maniera. I due si sono trovati molto vicini, Reznor è stato influenzato da Bowie, Bowie viceversa è stato influenzato dalle idee innovative di Reznor. Si sa che Bowie era bravissimo ad adeguarsi ai tempi. E succede anche un'altra cosa, sempre in quel periodo. Nel 98 esce l'album dei Two, che sono semplicemente Rob Halford, il cantante, e Reznor, che gli confeziona intorno, sulla sua voce particolare, questo album di musica elettronica. In quel periodo breve, per i fan del metal, per fortuna per altri ininfluente, in cui Rob Halford lasciò il ruolo di singer dei Judas Priest, tentando la carriera solista. C'è anche un film dedicato, che sarebbe Rockstar, ispirato a quella vicenda. L'album dal titolo Wire non è un granché. Su insistenza di Halford, che per chi non lo sapesse è dichiaratamente gay da molti anni, e all'epoca si era innamorato di Trent e quindi si erano anche trovati musicalmente, prima di dare alle stampe il terzo, che è un doppio, 5 anni dopo, tira fuori Halo 13, The Day the World Went Away. E io avevo ordinato, perché comunque quelli, gli singoli in Italia non vengono prodotti in Europa, ma sono di importazione e quindi bisognava ordinarlo in negozio. Solo 3 tracce. La prima e la terza sono la stessa traccia, la seconda volta rimaneggiata, insieme a Starfuckers Inc., di cui poi in uscita dell'album, dopo qualche mese, verrà anche prodotto un video con il solito Marilyn Manson nelle vesti di un trans biondo con tanto di parrucca. Mi aspettavo un album diverso da questo, per il grande ritorno della band. Questo è The Fragile, e veramente complesso, ci ho messo diversi ascolti per apprezzarlo, doppio, diviso sinistra e destra, i pezzi sono ben 23 e posso dirvi che contiene un bel po' di tracce interlocutorie per quel che riguarda l'album in sé, approfondendo il discorso con quel tipo di sound, anche espandendo i miei orizzonti musicali, perché all'epoca avevo 23 anni, non ero proprio così ferrato, non che adesso lo sia, però allora ancora molto di meno. Settembre 2000, Psycho numero 40, l'unica rivista che ho trovato della mia esigua collezione in cui ci sono i Nine Inch Nails in copertina, per l'occasione la seconda calata nel bel paese della band. Li avevo visti per la prima volta in vita mia, di come ho detto prima, all'Alcatraz 1999, mi sembra fosse novembre, e poi
In occasione del Monza Rock Festival nel 2000, nella stessa location dove quest'anno fanno il Gozo Metal il 2 giugno, vale a dire l'autodromo di Monza, co-headliner Alanis Morissette. Erano stati entrambi concerti spettacolari. Vedete solo una bustina di cartone con Into the Void, We're in This Together, The Perfect Drug e The New Flash, quattro brani, tra cui un ripescaggio del The Perfect Drug facendo parte di una colonna sonora, non si trovava. We Are In This Together procede Halo 15. C'è un brano, il terzo brano, intitolato The New Flash. La nuova carne è anche il mood portante della produzione cinematografica di un regista che chi ascolta questa musica generalmente apprezza, da Videodrome in avanti, ma anche le opere precedenti. Qui sono, o se vogliamo chiamarlo, mega maxi single, comunque sono 10 pezzi di Things Falling Apart. Contiene varie manipolazioni di canzoni registrate dalle sessioni di The Fragile, uscito un anno dopo l'album principale. Qui in realtà, quindi, per quanto gli album latitino, io mi ero quasi convinto che fosse una sua regola personale di far uscire un album ogni 5 anni, perché all'epoca era andata così. 89, 94, 99 avevo previsto che... Sul numero 2 di Rock, defunta rivista, è durata lo spazio di una manciata di numeri, in fondo abbiamo la pubblicità primo live in carriera della band, uscito poi in confezione normale, confezione deluxe. Esistono anche alcune riedizioni e non solo di LP, di album, per dire The Fragile si trova, è un triplo vinile per quanto è lungo. And All That Could Have Been Nine Inch Nails live, versione digipack. Non so se riuscite ad apprezzare il packaging e la versione deluxe, che invece è tanto di box ricoperto di tessuto. Questo è il nostro Halo 17, anche l'altro è 17, sempre lo stesso pezzo, per cui proseguiamo. Allora, Halo 18 non ce l'ho. Se vi va di recuperarla, c'è anche una puntata di Celebrity Deathmatch in cui Puff Daddy e Trent Reznor si affrontano sul ring. C'era questo programma di plastilina. Halo 19 with teeth, coi denti. Dunque, questo è un album particolare per il fatto che è stato prodotto con un Mac in viaggio in autobus, se non sbaglio, mentre completava il tour live precedente, e suona molto ma molto tecnico, freddo, con una serie di... No, al diavolo, i guanti. Nel frattempo mi sto spelando i guanti, ma tanto sono vecchi. Perfezione, l'artwork diventa, se possibile, ancora più glaciale. Tuttavia, io considero questo album un po' lo spartiacque, il giro di boa, il punto in cui l'artista matura e si raffredda. Qui la tecnica ha il sopravvento sull'emotività. L'uomo è cresciuto, è maturato, nel frattempo ha trovato anche, ha messo su famiglia nel corso degli anni, poi avrà due figli. Tra l'altro metterà su anche un progetto collaterale, dopo che si era parlato per diversi anni di produrre insieme alla mente che sta dietro agli A Perfect Circle e precedentemente ai Tool, collaborazione a nome Tapeworm, la quale poi non andrà in porto. Con la moglie Reznor inizia di lì a poco a realizzare degli album molto minimal. Il moniker della band è How to Destroy Angels, dal titolo di una canzone, anche qui dei Coe di nuovo, How to Destroy Angels. Devo dire che non mi fa impazzire, questo è un prodotto cucito su misura intorno alla cantante. Mentre The End That Feed, la canzone singolo che ha lanciato quell'album in classifica, è stato girato da David Lynch, non compare la band, c'è solo questo macchinario con ingranaggi che ruotano, uno di quei puzzle fatti con i chiodi che sporgono per generare immagini. È proprio fatto di Nails il video, e grazie al richiamo mediatico del realizzatore del video hanno fatto il salto di qualità per quel che riguarda il raggiungimento di un numero maggiore di pubblico. Reznor l'ho sentito dal vivo poi nel 2009 a Milano,
all'idroscalo e ho notato la differenza di resa sul palco rispetto a 10 anni prima. A un certo punto Reznor collabora con un batterista, stiamo parlando di Dave Grohl, ex Nirvana, attualmente Foo Fighters, preceduto dal singolo Survivalism, quella che doveva essere una trilogia politica. Oh, qui ci sono tre versioni di Survivalism più The Greater Good, e qui la fotografia iperrealistica di un commando che sta prendendo d'assalto un condominio. C'è anche il video, questo è piuttosto innovativo, con una serie di inquadrature che vanno a prendere una finestra dopo l'altra. L'album poi, Year Zero, anno zero, in cui finalmente Trent si... Io non condivido questa radicalizzazione politicizzata del personaggio musicale che finalmente si accorge che vive in un mondo dove non sono solo tanti individui, ma c'è una vera e propria società che ci circonda e influisce a tutti i livelli in ciò che facciamo. Quindi il nostro Trent Reznor maturato si scaglia contro l'amministrazione, le campagne militari americane intorno al mondo, Afghanistan, Iraq. Segue un po', se vogliamo, la strada che aveva tracciato Jürgensen dei Ministry molto tempo prima. L'album successivo, Year Zero Remixed, fatto con i remix delle canzoni dell'album originale. E contiene anche un DVD-ROM bonus con le registrazioni multitraccia che permettono a chi ne abbia desiderio di ricreare nuove canzoni interfacciandosi per mezzo di un editor di music editing, ce ne sono diversi, condividerle online al sito remix.9inchnails.com. insomma, una vera e propria proposta interattiva con il pubblico se tu compri l'album, che ti dà le chiavi di casa del disco. Proseguiamo poi con un album atipico, Halo 26, abbiamo Ghost 1-4. Ecco, questo è un album, propone quattro movimenti, diciamo, divisa in quattro parti. Abbiamo Fantasmi 1-4, sono brani interamente strumentali, musica da camera, ambient music. Lo sfondo è un deserto, le dune da una parte, all'interno ci sono un po' di cespugli, però per il resto non c'è nient'altro. È veramente un album per i fan più accaniti. Oltre 2 ore di musica inedita fino ad allora. E veniamo all'epoca della musica suonata per gioco. Dentro per PlayStation 2, Song Pack 1 per il Rock Band 1. In questo Song Pack 1 la traccia 11 è March of the Pixies dei Nine Inch Nails. Poi arriviamo a Halo 27, The Sleep. Anche qui un'idea innovativa, un disco interamente gratuito, scaricabile per un periodo di tempo limitato dal sito e poi successivamente proposto in versione audio video. Ormai il packaging fatto in questo modo è una garanzia. Il disco segue la falsariga del, come ho detto prima, secondo periodo della band, quello più tecnicamente e meno sentimentale. Io ribadisco, preferisco la prima parte, per accanimento fanatico continuo a seguire la band qualsiasi cosa essa proponga. Questo The Sleep l'abbiamo aspettato per avere la versione reale, che è tangibile, del prodotto. Nel 2011, dicevamo, Reznor e Atticus Ross, il suo collaboratore per quel che riguarda le colonne sonore e la musica da studio richiesta, vincono l'Oscar per la miglior colonna sonora con questo, The Social Network. E qui si intrecciano i nostri mondi, quello musicale, quello dei social, perché The Social Network è il film sullo sviluppo di Facebook da parte di Mark Zuckerberg. La colonna sonora si compone di 19 brani, se avete visto il film l'avete ascoltata. E nello stesso anno esce un altro film molto apprezzato da pubblico e critica, tratto da un romanzo, questa volta il primo di una trilogia, la trilogia del Millennium. The Girl with the Dragon Tattoo è il terzo della serie. Di nuovo Reznor e Atticus Ross, è molto ricco. Ecco, siccome i guanti non riesco a aprirlo, comunque ci provo. Allora,
abbiamo questa edizione molto bella, l'ho dovuta anch'essa ordinare perché altrimenti adesso i dischi, col fatto che non se ne vendono, i negozi non ce li hanno, a meno che non abbiano. Ecco, qui abbiamo ben 3 CD, la colonna sonora comunque. Non so a quanti piacciono le host, le original soundtrack dei film, io cerco di procurarmi quelle dei film che mi piacciono. In questo caso il film non l'ho ancora visto. C'è da dire che il personaggio di Lisbeth Salander, le atmosfere nord-europee particolari e le storie che ci sono nei film sono particolarmente adatte, non solo a mio parere, in perfetta sintonia con le atmosfere che è in grado di suscitare la musica del nostro, anche solo con voce piano. Ultimo prodotto in ordine di tempo, Halo 28, abbiamo Hesitation Marks, e qui seppure non otteniamo l'angoscia e la cattiveria anche portata all'estremo di quello che sarà sempre insuperabile secondo me, anche per una questione di età sopraggiunta, Downward Spiral, un ritorno a quelle atmosfere, a quelle soluzioni, una nuova rilettura di stati d'animo che per certi versi uno non vorrebbe provare nuovamente nel corso di un'unica esistenza. 16 tracce del lungo album che, dopo aver dato un colpo di spugna a tutte le precedenti soluzioni, ritorna all'origine, e questo non è stato regalato. Reznor si è reso conto che per certi versi, quando si dà fondo a tutte le energie per ottenere un prodotto come questo, è anche giusto che esso venga pagato. Regge perfettamente il confronto con il resto, con la prima parte della discografia, ed è un gradito ritorno alle atmosfere originali. Con questo concludo perché ho veramente sforato tutti i tempi, credo. Questo è tutto, con tutta l'invidia di cui sono capace nei confronti di una carriera tanto ricca. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Magical Mystery Music, che non so quando sarà. Grazie per aver visto tutto il video se siete arrivati fin qui. Vi saluto e continuate a seguirmi se ne avete voglia, altrimenti fa lo stesso. Ciao! La fiamma non si spegne mai.